volta scorsa sulle aree che sono individuate come aree importanti nel momento in cui si parla di competenza digitale. La volta scorsa avevamo in particolare preso le 5 aree di cui si parla nel modello le aree dell'informazione, della comunicazione, della creazione dei contenuti, della sicurezza e del problem solving, e le avevamo analizzato. E la domanda che vi avevo posto era: rispetto a queste singole aree, rispetto a queste 5 aree, che poi nel modello hanno una loro articolazione, che cos'è che noi insegniamo ai nostri studenti a scuola? Quali sono gli elementi di contenuto e che cos'è che vogliamo proprio insegnare loro a fare, o vogliamo che loro capiscano, sappiano, eccetera? E quali sono invece le attività che concretamente chiediamo di portare a termine ai nostri studenti e che coinvolgono l'uso della tecnologia nel quotidiano? Ho raccolto tutti i dati e li ho inviati, non mi ricordo se i primi di gennaio o gli ultimi giorni di dicembre. Di fatto oggi partirei dal vostro lavoro, che è andato a interfacciarsi con il lavoro che era stato già predisposto lo scorso anno dalla Commissione Tecnologia. Quindi quello che era un po' l'idea del lavoro di oggi, e abbiamo detto di siamo riuniti qui perché è un po' più comodo della stanza di tutti, eravamo praticamente seduti uno in braccio all'altro. Quello che vi chiederei oggi è di rivedere insieme quello che può diventare un nostro modello di riferimento per non soltanto la valutazione della competenza digitale dei nostri alunni, ma anche dei percorsi in cui noi insegniamo, utilizziamo la tecnologia, alla luce del modello di riferimento di EdgeComp. Quindi, rispetto a ciò che noi insegniamo e le attività che noi svolgiamo con le tecnologie, vedere se ci riconosciamo nella totalità, in parte, eccetera, eccetera. Iniziare a pensare ad una terza colonna, che è quali sono i ruoli dei consigli di classe. Perché se è vero che la tecnologia e la competenza digitale riguarda tutto il consiglio di classe nella sua interezza, e non soltanto il docente di tecnologia, è anche vero che rispetto a tutto quello che noi facciamo e insegniamo c'è poi qualcuno che si deve fare carico di insegnare, di analizzare le attività, di valutarle, di capire se ci sono delle successioni ideali per poter introdurre le tecnologie con i nostri alunni. Allora, che cosa concretamente no, Sara, vedi un'altra, Sara, sarà anche l'altra pagina. La 3? Scusami perché ho la formattazione differente. Allora, concretamente quello che vi chiedo è di mettervi di nuovo a gruppi. Di nuovo? Insieme, non mi pare. Potete anche dividervi a quei gruppi. No, no. No, no. E so che qualcuno di voi la volta scorsa non c'era, quindi non ha familiarità con lo schema, ma visto che quello che ho fatto è stato prendere i singoli vostri elaborati e andare a vedere come si interfacciavano con quello vecchio della Commissione Tecnologia, quello che vi chiederei oggi è di rileggere tutta questa tabella e vedere se ci si orienta, se ci si capisce, se come persone, come docenti dei consigli di classe, riuscireste a utilizzare un prodotto del genere per la valutazione delle competenze digitali dei nostri alunni. Ok? O quindi ci dividiamo a gruppi di materia o... Vi potete dividere come volete, perché intanto ci sono dei pro e dei contro a dividersi per materia, ci sono dei pro e dei contro a dividersi per consigli di classe, anche perché poi uno più consigli di classe, quindi non vi potete dividere. Quindi il mio consiglio è mettetevi con le persone con cui state bene, l'importante è che poi lavoriate su abordare. Sono passata giustamente Matilde diceva. Beh, un tempo quando c'era l'ora di informatica, la maggior parte dei problemi che uno va ad affrontare nei termini di quello che insegniamo, delle attività che svolgiamo, erano pensate per stare lì dentro, se che noi ci dobbiamo affrontare oggi, che sono un po' alla base del motivo per cui è stata creata tutta questa mega struttura, partono dal fatto che non c'è più l'informatica, c'è la tecnologia,
dal Ministero ci avevano detto che entro la fine del 2016 ci avrebbero anche parlato un po' meglio di questo curriculum di tecnologie, ma tutto questo non aveva ancora idea. Senz'altro la tendenza ormai pare che sia abbastanza definitivo, ma è che comunque la tecnologia sia trasversale e quindi non sia competenza di un insegnante che ci penso io a tutto quello che è computer e tecnologia, ma che sia un po' un dato per l'intero consiglio di classe. Se pensiamo poi ai nostri consigli di classe, ho numerose situazioni in cui sono molti docenti che si possono fare carico e possono lavorare con la tecnologia introducendo elementi che erano appunto del docente di informatica. E non soltanto perché lo vogliono fare, perché lo ritengono importante, ma perché la tecnologia è funzionale a fare, a svolgere delle attività ben precise. Quindi uso la tecnologia per i corti, per le attività in palestra, per l'attività di tecnologia, per l'attività di lingue, eccetera. A questo punto lascio voi la parola. Rispetto alle aree, alle cinque aree, e rispetto alle due colonne, cioè quello che insegniamo o mostriamo, l'altra volta Michael diceva molto del nostro insegnamento passa per una coerenza e la verbalizzazione delle azioni che compiamo sulle tecnologie, oppure le nostre attività e le competenze che noi possiamo analizzare. Che cosa avete rilevato? Se ci sono degli elementi che aggiungereste, eliminereste o quali considerazioni sono messe nei gruppi? Vi chiederei solo. Ah, vai! Volevo fare un'osservazione. Sì. Sono competenze e attività che sono molto alte, nel senso che era una riflessione che parte dall'esperienza che ho visto l'anno scorso, l'esperienza ha aiutato a fare le tesi di mobilità. E la maggior parte dei ragazzi il mio aiuto era insegnare ad usare Word. Cioè, quindi, prima di arrivare a dire ok, è importante individuare le fonti attendibili, discriminare tra le varie informazioni, avere dei punti di riferimento, però il prima, cioè siamo sicuri che ci sia, nel senso, cioè, perché c'è qualcosa rispetto alla programmazione, quello che quello del punto 3. Creare contenuti diversi per sviluppare contenuti digitali. Poi non so se è un'osservazione superflua o... Sì, sviluppare contenuti digitali, la spiegazione che c'è nella nota è quanto ci dice il modello di GCO. Mi sembra un punto come sviluppato, poi non so se corrisponde a una effettiva necessità o se sono idea mia, per senso. Mi viene però da dire una cosa, capisco la sua emozione. Io credo che però questa parte, cioè questa colonna, sono le attività che normalmente fatte nel corso dei 3 anni, peraltro, no? In questa scuola. E a parte alcune cose che possono essere problematiche, e mi viene sempre, cioè noi qua ci siamo soffermati molto sull'uso delle proprie credenziali, no? E sulla custodia delle proprie credenziali. Il prima è molto difficile fargli capire che quelle credenziali sono la loro chiave di accesso se perdono ogni uno per due, e il secondo ancora anche. Però è talmente tutto naturalizzato, mi viene da dire, che il problema di porsi, il problema su Word, mi sembra che lo capisco perché tante volte ce lo siamo posti, e sentendo quello che diceva prima Valentina, addirittura ce lo poniamo con gli adulti. Valentina sta seguendo un corso e mi raccontava prima due cose, però è talmente naturalizzato l'uso di una serie di strumenti. E il fatto stesso che noi utilizziamo costantemente tutti i giorni un proiettore dove tutti proiettano qualcosa, che mi sembra che, come dire, non sia un aspetto problematico il fatto di dire, magari diventa un aspetto problematico quando loro non può essere l'estensione, il fatto di avere un doc e di non sapere che è un doc, magari
o di uno di T che magari, no, ecco, quelli mi sono, ma non il fatto di insegnargli a, perché, come dire, l'uso quotidiano e anche non spiegato a volte viene assimilato nella pratica. Insegnare proprio modello, proprio. Sì, cioè, sì. Dice anche se non c'è una cosa sistematica esplicita, questi sono dalla terza che vuole usare. Su alcune cose sì. Su alcune cose sì, perché è talmente plasmato il nostro, cioè siamo tutti che lo usiamo, no? Non è uno. È talmente diffuso di alcuni strumenti, cioè non voglio dire che è tutto così, soprattutto su alcuni, come dire, non ce n'è quasi bisogno. Non riescono neanche a spedirmi file e hanno 15-16 anni. Quelli che escono da Romilani, secondo me, hanno davvero delle competenze molto più alte rispetto alla media. Io immagino che tu hai ricevuto qua. Sì, e mi è arrivato un link a prezzi che non era neanche condiviso. Cioè, ora pure dovrebbe essere, cioè, gli insegnanti gliele chiedono, sono loro che ci arriveranno tardi i nostri. Io però penso che, allora, da una parte il fatto che ci sia una naturalità sicuramente è un qualche cosa che per certi versi li aiuta e rende anche l'apprendimento forse per certi versi ogni tanto più duraturo, nel senso che comunque è costruito nel tempo ed è... Io sono sempre stata un po' contraria, no, alla lezione di Word, perché sì, la lezione di Word poi lascia un po' il tempo che trova. Nello stesso tempo è anche vero che delle volte ci diciamo molto poco all'interno del consiglio di classe chi fa cosa e come l'hai fatto. E questo crea delle grosse difficoltà, perché ad esempio io mi rendo conto, noi in geografia quantitativa usiamo sicuramente Excel, lavoriamo su Excel, i dati, ordina, non ordina, file e briga, però ad esempio un'attività per pensare, cioè fatta precisamente sull'uso dell'estensione, il software libero, il software non libero, eccetera, eccetera, non è che ce l'abbiamo in testa quando programmiamo. Poi magari lo facciamo perché ci ritroviamo che loro gli abbiamo dato un file in un modo e non riescono a lavorarci perché loro hanno il libero e così via. Però ci capitiamo, non c'è un'intenzionalità, non so come dire. E delle volte questo non esserci intenzionalità in alcuni specifici consigli di classe crea delle difficoltà, nel senso che non è vero che tutti i consigli di classe rispetto a questo hanno la stessa... Il problema lo affrontiamo nel momento in cui abbiamo il problema. Cioè, molte cose della tecnologia secondo me sono questo. No, infatti siamo delle cose, cioè loro che parlano attraverso quello che noi facciamo, quando noi appunto ci rendiamo conto che stiamo prendendo l'ultimo di file, non c'è senso andare nel dettaglio, spiegare, stiamo facendo questo tipo di manovra per aprire questo tipo di file. Cioè a me è capitato di aprire dei filmati su YouTube e loro già sanno il percorso da fare per andare a vedere quel tipo di situazione. Quindi non so se è il caso andare proprio nel dettaglio, nello specifico, andare a far capire come procedere, perché sicuramente si perderebbe anche tempo, quindi dovrebbe dedicarsi una lezione proprio per la spiegazione del file Word, dell'OTP, come diceva Chiara, cioè è un discorso più complesso. La stessa Dania, no? Ci ha parlato delle lezioni che usano tranquillamente Wikispace. Sono lettori digitali, però secondo me si vede che soprattutto sulle elementari che hanno avuto questa scuola, tipo scuola senza zaino, tablet, fanno un percorso, secondo me si va a salire. Ma secondo me sono peggio i liceali che hanno avuto una formazione a scuola un po' più come la nostra, però forse fra qualche anno, tirandosi su questi ragazzi elementari e con una coscienza che prima era stato semplice. Anche noi stessi comunque abbiamo fatto un percorso di cioè, voglio dire, io quando sono arrivata qua a Romilani non era tante cose non erano acquisite da noi, l'uso di tanta tecnologia come adesso, a parte che avevamo una serie di problemi, se mi ricordate, però anche noi siamo cresciuti da questo punto di vista. Io credo che
Poi io ho una riflessione, cioè credo che alcuni elementi, ti ho ragione Chiara, che vengono poi naturali, li affronti quando ti capita. A me viene sempre in mente l'idea del peso di file, quando ti dicono prof, ho provato a mandarle un film. Ho mai provato a mandarle un film, ma non me lo manda. Quanto pesa il film? 3 giga. 3 giga non passano lì in mezzo, cioè il file ha la sua fisicità. E l'idea che il file abbia una sua fisicità, quindi viene aperto da certi programmi e non da altri, ha un peso, ha un nome, ha una sua collocazione, e la sua collocazione la capisco sapendo la cartella, il percorso, eccetera. In realtà basterebbe appunto un quarto d'ora di lezione sulla fisicità del file, che noi risolveremo automaticamente l'estensione, il peso, il percorso, il dove si colloca, però... Dipende sempre dalla necessità, perché se nessuno ti viene a dire, prof, le invio un video da 3 giga, tu magari ti vedi arrivare il solito file Word, no? Cioè, sì, sono d'accordo. Comunque anche il tipo di lezione teorica viene meglio se si sono scontrati con un problema piuttosto che preventivamente. Se devo risolvere il problema, andare giù a fargli fare l'attività per entrare nell'ambiente di apprendimento, quindi mettere per la prima volta le credenziali, è sicuramente molto meglio che stare a spiegare la procedura. Forse sarebbe anche il caso di pensare a delle attività di problem solving per fare meglio, delle pillole di... Prima qua, scusa, qua dicevamo, guardando la colonna del professore, che in terza noi ci troviamo a parlare ai ragazzi che fanno delle scelte a seconda di cosa devono presentare, no? Se hanno una consegna di un compito, poi sono loro i primi a scegliere se è meglio fare Word, se è meglio fare PPT o se addirittura farla in Prezi e metterci i film. Cioè, in realtà poi arrivano in terza a fare una scelta sugli strumenti da usare a seconda di che cosa vogliono produrre. Secondo me c'è abbastanza consapevolezza dei ragazzini. Ma però adesso c'è un pedagogico da ragazzi di staff per formulare in time file, ma 3 giga solo devi spendere a pedagogico, si può dare in classico, perché io mi rendo conto l'anno scorso la nostra povera prezza quando avevano fatto la presentazione per il Cinefor, i ragazzi erano abbastanza da fianco. Però era anche in altri ambiti da piangere, quindi non so, io penso semplicemente alla classica verifica di funzione finita fatta con Word, no? L'anno scorso tutti le braccia che sono partite ora si portano già dentro, lo fanno sul computer, li portano a casa, oppure anche i precedenti sul tablet, sul computer di classe, e ok, più Word, poi ok, il documento tesoro è salvato, sì, dove amore? Sai quante notifiche abbiamo dovuto fare? Tutto è per scontato, perché insomma ti fanno passare le notti insonni, ti fanno conoscere un sacco di poliziotto della postale, e quindi dici forse, magari chissà, hanno qualche competenza, cioè, invece, capito? Quindi la cosa che adesso, mi devo adesso da una linea di genitori per gestire un po' delle dinamiche con WhatsApp, sanno fare in quasi quotidiano, perché loro nascono digitali, ma digitali nel senso YouTube piuttosto che WhatsApp, piuttosto che, ma poi come dire, l'uso un po' del tipo un po' tradizionale, un po' âgé del computer, no? Nel senso scrivere un documento, dargli anche un editing, una roba così, scegli il carattere, quando tu entri nel magico mondo del carattere, questi. Perché comunque loro, la prima cosa, il primo hobby, cosa che provano, usano Google, e usano, senso, Arial piuttosto che, e via così. Quindi secondo me io lo vedo, cioè mio figlio smanette, perché hanno un capo digitale, perché figlio mio, però, cioè smanetta cose, però quando poi lo metti davanti, allora studiamo, che non lo so, il riassunto con il computer, cioè lui comunque non sa, come loro vogliono i nostri, non sanno salvare, non sanno archiviare, dove è salvato, non lo so. Guarda, è male, però sì, è male, però noi dobbiamo, però no, non è una critica, però nel senso, secondo me bisogna passarci. Bisogna passarci, però poi fammi prendere anche la consapevolezza, nel senso trovare un modo per dire
qualche modo farti prendere la consapevolezza personale, la volta successiva è sempre dove hai salvato, non so quante volte, cioè anche noi abbiamo salvato però è chiaro che non sempre prendere a modello, però secondo me è prendere sempre te a modello, se tu non glielo fai mai vedere è chiaro che è un po' il discorso che faceva Michael l'altra volta, no? Apri Word, a parte ti dai un format se glielo vuoi dare, se no è chiaro che non ti puoi aspettare che ti mettano ti scelgano il caratteristico, dopodiché passaggio, dove lo salvo, come me lo invii, dove lo metto, eccetera, eccetera, solitamente è un passaggio che con loro affronti. Poi è chiaro che magari non tutti però, come dire, mi lascio per te se infatti loro comunque, non so, per esempio in terza, l'anno scorso c'erano già i soldi, ma la nostra terza comunque hanno dato un grosso contributo nel montaggio, per dire, no? Quindi usano questi programmi che per me obiettivamente sono abbastanza complessi, no, questa particolare propensione, e poi ti ripeto su cose che magari un pochino più tradizionali, un pochino più scolastiche, uso questo brutto aggettivo, no, cioè almeno poi quello di io credo che però loro sanno lavorare molto su quello che si vede, vedono il file, ci agiscono all'interno, quindi vanno dentro Excel e sono in grado di fare il filtello dentro Excel, ordinano, controordinano, fanno anche delle operazioni complesse. Dentro Word, una volta che sanno qual è Word, perché poi il problema è il Word videoscrittura, che lo chiami Word, loro non hanno idea di Word, ma sanno molto della videoscrittura. Il punto sono tutte quelle operazioni che sono completamente nascoste, appunto l'idea di il file è stato salvato bene dove, perché se tu hai aperto la casella di posta elettronica, te l'ha salvato nei temporanei, stai lavorando nei temporanei e poi ti sparisce, abbiamo un problema. Il punto però di tutta questa attività, e non stiamo facendo a caso due incontri su tutto questo, è che siamo noi che ce ne dobbiamo fare carico di insegnare queste parti che sono decisamente le più difficili. E se ci ritroviamo, scusami, in terza a dire ai ragazzi non sanno ancora dove sia il file, dove l'hanno salvato, abbiamo tutto un problema noi, perché magari li abbiamo insegnato a fare il montaggio di video e li abbiamo insegnato a fare operazioni molto complesse, però di fatto li stiamo lasciando delle lacune di base, e su quelle è lì che il consiglio di classe si deve chiedere benissimo chi è che tanto pazientemente inizierà a fare fin dalla prima la creazione della cartella, il salvataggio del file, il rinomina il file, mettilo in ordine, mettilo a posto, cioè insomma quella cura proprio appunto la persona che mette un po' in ordine, che però poi a loro gli dà delle sicurezze, gli dà delle conoscenze di base e a noi consente di arrivare in terza non solo a fare l'edit del video, ma anche di avere la tranquillità che insomma i nostri alunni sono veramente competenti, non sono soltanto quelli che ci fanno, ci mettono le fragole sopra le fotografie, perché le ragazze poi si trovano nelle loro stanze, ma io ve l'avrò spiegato come scuola abbiamo fatto una piccola modesta, non lo so, con esperienza di ragionamento sulle competenze digitali qualche anno fa, quando c'era documentare che era un'attività a parte, avevamo fatto un po' di lavoro sulle competenze digitali, perché quello che era emerso è la difficoltà a lavorare con ragazzi che in realtà hanno punti di partenza molto diversi tra di loro, e quindi nel senso era emersa proprio l'esigenza di capire da che punto partono i nostri ragazzi. E quindi secondo me un lavoro in questo senso meriterebbe di essere fatto, cioè un lavoro specifico, quindi di andare a in qualche modo a rilevare il livello di competenza digitale da cui partono. E allora qua possiamo scegliere, qua ci sono due visioni diverse, l'apprendimento libero oppure quello più strutturato, eccetera, eccetera, però dobbiamo avere chiaro con chi abbiamo a che fare, da che punto dobbiamo partire. Cioè, e dobbiamo anche avere chiaro che in certe case non c'è ancora, o non c'è più perché gli ha tagliato la luce e non possono più permettersi. Peraltro, certo. È un problema reale, e che poi alcuni
hanno invece il loro computer personale, hanno già un iPad, perché magari gliel'hanno regalato 10 anni, voglio dire, e questo... Certo, lo stesso motivo, la base per cui quelli che hanno famiglie più ambienti ovviamente vanno meglio a scuola di quelli che vanno... mi sembra che la nostra scuola... Però comunque, anche al di fuori di questi discorsi, più o meno, diciamo, che stanno agli estremi della gaussiana, nel senso, anche comunque all'interno del nostro standard medio possono esserci delle differenze importanti, per cui purtroppo però ce ne sono dobbiamo fare gite col problema dei soldi. Però questo comunque si è visto Daniel Blake, comunque il signor Daniel Blake per avere, deve saperla usare, quindi tu comunque nel momento in cui gli insegni a usare degli strumenti, anche se loro gli stai dando delle competenze che si possono usare, sì, perché poi voglio dire, sì, comunque dovranno compilare con lo screen l'iscrizione dei loro figli, dovranno fare tutte queste cose, quindi sì, ma che cosa che c'è? C'è la doppia realtà, abbiamo degli studenti che magari hanno anche l'ultimo modello di iPhone, cellulare e tablet e non sanno usarlo, viceversa abbiamo degli studenti che magari non hanno niente a casa ma hanno degli alunni che ci vuole veramente 5 minuti e riescono a diventare autonomi. E se operano una scuola in cui un po' di strumentazione abbiamo, mi sembra che veramente riusciamo a insegnare qualche cosa di importante a tutti gli studenti, soprattutto a quelli che magari hanno gli strumenti e nessuno che glieli insegna ad utilizzare e a quelli che non hanno gli strumenti. Negli anni scorsi ci eravamo anche chiesto se riuscire a tenere aperti alcuni laboratori proprio per quegli studenti che non riescono ad utilizzare la tecnologia a casa. Poi la cosa era un po'... Ma noi non siamo qui per colmare le differenze anche a questo punto. No, perché no, però... Noi pensiamo che sia la competenza che glielo dobbiamo dare, mi sembra che la sua sia una cosa migliore, d'accordissimo, sono autentiche, va benissimo, ora che soprattutto abbiamo le macchine che funzionano. Adesso anche la rete che funziona. Comunque avessimo degli strumenti per riuscire a capire il livello della nostra classe e dei nostri studenti, da questo punto di vista qua secondo me potrebbe essere molto utile. Io invece su questo non è sufficiente. Sì. Nel senso, secondo me è abbastanza facile capirlo, cioè sì. Soprattutto a volte è molto facile poi individuare, la prima volta individui il blu, cioè quello che ti sembra tutto così, che poi invece certe cose ti basilari non le sa fare. Un'altra cosa che si potrebbe cercare di istituzionalizzare è attività, secondo me, tra ragazzini con le tecnologie, ma anche le competenze passino tra di loro. Sì, ne avevamo parlato in alcuni corsi, la metafora che ormai sta andando più di moda e ha superato l'incubo dell'un oggetto per studente, quindi uno a uno, incentivare attività a coppie o a tre, e la metafora che viene utilizzata di più è due persone di fronte ad un computer, uno è l'autista e l'altro è il navigatore, e cercare di alternare il più possibile questi due ruoli, intendendo con autista chi ha la tastiera e il mouse e navigatore chi dà i consigli, quindi un po' quello che verbalizza le operazioni da fare, e cercare di appunto far cambiare più spesso possibile questi ruoli in modo che non si radicalizzi sempre quello che ho io il mouse. Sì, passa. La parola d'esperienza del voi duo. Lì i ragazzi mi imparavano, allora un buco nel muro con il computer, un touch, questi imparavano guardando in un chiosco di bambini, un crocchio di bambini indiani, guardavano quello che andava su internet e non sapevano l'inglese. Tra le 2 e le 4 ore imparavano. Altre, perché adesso abbiamo parlato perché siamo detto, cioè questo insegnamento, questo apprendimento da ragazzi, per avvenire quando si verifica la situazione che io sto prendendo il file, sto facendo un tipo di lavoro al computer, oppure creare proprio. Dipende.
un momento dedichiamo tutto quanto. Credo che dipenda dalle esigenze consiglio di classe, facciamo un esempio, prima noi usiamo l'ambiente di apprendimento. Alcuni consigli di classe hanno, ad esempio, ti dico come l'avevamo introdotto noi 3 anni fa. L'ambiente di apprendimento ce lo siamo creato tra i docenti, abbiamo iniziato ad utilizzarlo nei docenti a caricare i dati, i materiali delle attività che svolgevano in classe. I ragazzi vedevano già quello che sarebbe diventato il loro ambiente, ma non avevano idea di quello che era, loro vedevano un sito. Si sono abituati, lo abbiamo fatto più docenti, ma a un certo punto abbiamo dato loro le credenziali per accedere. Quella è diventata un'attività in laboratorio in cui l'obiettivo era: ti insegno ad accedere a quello spazio e ti do le chiavi. In quel momento non si faceva né storia, né musica, né matematica, né educazione fisica, si faceva solo come faccio ad accedere a quello che sarà il mio ambiente di lavoro per 3 anni. Quindi, momenti di lezione si usava quell'ambiente e i ragazzi non se ne accorgevano, non veniva neanche spiegato. Intanto qualcuno faceva la domanda perché vedeva che insomma c'era scritto: perché c'è scritto Chiara Cipolli lì in alto, che è un sito in internet, perché c'è scritto Manuela Delfino? Poi piano piano gliel'abbiamo spiegato. Appunto, c'è l'attività di storia che usi già il sito, c'è l'attività in cui l'obiettivo è il sito. Però eravamo ad esempio già d'accordo con noi docenti che glielo spiego io, allora ci eravamo già messi d'accordo su chi fa che cosa, ed è questo un po' il senso di questo documento, rendere consapevole tutto il consiglio di classe che non è che ci possiamo poi trovare al giugno della terza a dire questi qua non hanno capito che si salva il file o dove si salva, perché se arriviamo alla fine della terza in questo modo abbiamo un grande problema come il consiglio di classe, il collegio, il gruppo di persone che lavorano con la tecnologia. Altre cose che avete notato, perché poi volevo farvi vedere, c'è stato pochissimo, ma il Google Suite. Perché, Un attacco di vale, che si dà per scontato, abbiamo visto, che sapeva anche i nomi. Nomenclatura di base. Ma dove la mettereste? Nel primo quarto, quando si parla dell'informazione, poi per l'ultimo punto, ancora prima di navigare, l'uso sull'uso degli strumenti, cioè su cosa fanno, come si chiama, e lo stesso anche per le periferiche. Sì, l'aveva notato anche, cioè sì, avete perfettamente ragione. E poi, vabbè, abbiamo trovato altre due cose che sono una molto specifica tecnica, l'aveva detto a voi, sulla portabilità del progetto, cioè ovvero sul discorso di quando oltre a come si salva un file, poi c'è il problema che magari uno utilizza un software complesso come può essere la realizzazione di un montaggio video e poi non sa bene come renderlo visibile perché magari salva, salva col programma con cui l'ha fatto, però non si vede perché effettivamente quando si utilizza un software complesso bisogna anche saperlo esportare correttamente e questo per i programmi complessi, però anche per il semplice PDF, qual è il senso di usare un PDF che è proprio la possibilità di produrre un file su qualsiasi device, perché uno dice ma perché devo fare il PDF, non faccio Google, quindi poi comunque il PDF consente anche di ovviare a problemi di layout, di formattazione, perché magari uno ha semplicemente un altro programma, tipo un Windows vecchio, e per quando riapre rimane tutto mal formattato, perché semplicemente cambia la configurazione, quindi sapere qual è il senso della portabilità di un documento, oltre che per la sicurezza, perché un PDF non è modificabile, però c'è un discorso più semplice di esportabilità. Quindi anche il discorso del PowerPoint, ad esempio, se io usavo un PowerPoint e ho dei collegamenti esterni, se io non ricordo mi sarà tutto, se ricordo tutto, tutto poi quando io ho salvato il file, però nel momento in cui apro il PowerPoint, se non sono fatto dietro i collegamenti, alla fine non presento quello che effettivamente abbiamo compensato. E da poi i ragazzi non hanno questa idea di salvare nel tempo, si salva semplicemente il file finale.
utilizzare quello che avete detto, poi magari vediamo la prevenzione. Un'ultima cosa, che era sempre nell'area 3, cioè, della creazione dei contenuti digitali, sulla programmazione e su principi, cioè mancava proprio, mancava tutto sulla programmazione, cioè era essere soltanto fare non importanti, però che non era stato declinato, e non dico che sia, si possa fare una programmazione completa, però magari dare una parinatura su quello che è la nascita della programmazione anche e come funzionano le interfacce dei programmi, senza arrivare nello specifico, però per far capire che dietro l'icona in realtà ci sono delle stringhe di comandi che fanno fare delle cose. Quindi stai parlando del coding? Sì, sì. Sì, perché era la cosa che appunto volevo dire io. Sì, quello non è stato inserito. È chiaro che non c'è coding, non c'è pensiero computazionale, non c'è robotica, non mi risulta ad oggi che appunto tra le nostre attività ci sia un'esperienza del genere. L'anno scorso io ho fatto fare, quando ho due ore libere, dopo 3 ore nella mia classe, dopo altre 2 ore con loro, li ho fatto giocare dentro coding.org. Non me la sento certamente di dire che ho fatto coding nella classe. E però indubbiamente prima o poi ci arriva questo sul collo, anche da parte delle... Perché c'era stata la settimana proprio di coding, e sono cose anche, secondo me, accessibili per bambini, sono molto bravi con loro, sì. Lo vedo anche con mio figlio, che ovviamente avendo questa abilità con PlayStation altro, 2 secondi lui è entrato nel coding mentre io faticavo e gli facevo fare a lui questo lavoro per capire come funzionava, e mi diceva non capisci niente, 2 secondi aveva fatto tutti i livelli di coding, quindi secondo me potrebbe essere anche un'esperienza di tipo ludico, no? Per forza. No, credo che il problema qui sia dargli un senso nel nostro curriculum, che non sia soltanto appunto un bel giochino del coding, perché è un po' pericoloso. No, però dicevo per accedere, si può nascere così e poi però avere una cosa molto. Io devo dirvi la verità che rispetto ad esempio a questa storia del coding non ho letto niente, quindi non ne so assolutamente niente, e mi chiedo il valore formativo del coding inteso non che senso ha rispetto alle cose, ma proprio il valore formativo, cioè oggi è un altro modo per parlare di problem solving, perché per certi versi, nel senso, io ho un problema, devo arrivare a comporre, mi sembra di capire il problema, allora è un altro modo per affrontare il problem solving usando degli strumenti, oppure no, anche no, oppure dobbiamo veramente, cioè, mi chiedo ogni tanto perché è andato, cioè con la buona scuola è entrato a far parte delle parole della scuola. Io me lo sono sentito un po' arrivare così, però è anche vero che forse leggo poco rispetto a queste cose, quindi sono un po' l'ignorantona. Però, non lo so, io lo patisco un po' finché non ci sarà qualcuno che mi prenderà un attimo da parte e mi dirà il senso formativo di questa cosa. Per il momento c'era Valentina, poi mi mando casomai qualche articolo interessante, e le esperienze più belle vengono fatte in palestra senza il computer di coding, quindi intanto qualcuno ci spiegate cosa vuol dire, perché sono assolutamente al di fuori, secondo me è un discorso molto di tutto ciò, il discorso è diventato altissimo per noi anche della palestra. Io mi chiedo anche solo 2 ore e magari voglio spiegare delle cose perché ne abbiamo bisogno per la mia materia, non solo 2 ore, però mi chiedo non sia il caso di instaurare un'ora al mese. Io per esempio potrei fare un'ora in cui, che so, gli obiettivi sono dargli delle basi di e delle ore che non siamo facendo, magari sono solo 2, barra meno, e non so, mettere a regime un'ora per classe in cui un'ora è di esperienza, eccetera. Molti lo fanno, però ti dico la verità che non lo so, credo che oggi il consiglio di classe, in particolare alle prime, poi più si va avanti più le cose dovrebbero assestarsi, all'inizio o a metà anno, quando il consiglio di classe lo ritiene, si deve dare una sua organizzazione interna e
del prendere delle decisioni insieme che siano veramente a partire dalle piccole cose che però hanno un grande significato e poi rendono Info2 cambia molto le cose. Sì, cioè, in questo momento con Info2 un po' le cose sono cambiate, in questo momento finché non abbiamo una rete un po' più stabile e lunedì probabilmente, cioè oggi hanno quasi finito l'operazione GAR, lunedì probabilmente vengono gli ingegneri, continuiamo così, continuo a sperare, 10 giorni dovremo avere anche la rete un po' più veloce. Se questo si risolve, abbiamo la rete Info2 che funziona, i computer di classe che funzionano e 7 tablet da mettere a disposizione anche per le classi, perché anche di questa strumentazione poi abbiamo dato notizia nella piattaforma, però poi non è che ne abbiamo molto parlato. Di fatto abbiamo una strumentazione che in questo momento non dovrebbe dare adito a non possiamo usare la tecnologia dentro la nostra scuola. Abbiamo molto. Quindi su quello io credo, Valentina, che appunto in un consiglio ci sarà una possibilità di migliorare il mese, in un'altra appunto vedendo anche le forze interne dei singoli consigli di classe, vedendo gli entusiasmi o vedendo che appunto non se ne occupa più o meno nessuno, solo a te interessa, serve eccetera, e te ne farai carico. Dipende un po' dalle singole realtà. Non me la sentirei più. Meglio che però tutti i consigli di classe lavorassero. Sarebbe meglio che tutti i consigli di classe lavorassero nella stessa maniera, però scusatemi, risulta che tutti i consigli di classe si siano dotati, per esempio, di uno spazio in cui i docenti che vogliono possono archiviare il materiale per i ragazzi, quindi consentire ai ragazzi di accedere al materiale. Sì, come diceva Valentina, se c'è bisogno io ad esempio sarei disponibile, lei cioè sarei disponibile, però lei per le sue classi, nelle altre classi, se non c'è nessuno che è disponibile. No, la madre, decidiamo che tutti i consigli di classe lavorano in questo senso, c'è cioè una persona che si dichiara disponibile. Io non sono convinta che sappiamo fare tutto, no, se parliamo di corpo io penso di essere abbastanza esperta, se parliamo di queste cose qua, metà delle cose che ha detto Diego io non le ho capite, ma io mi fido che stai dicendo delle cose sensate, perché mi fido di tutto. No, però sì, scusami, in questo momento credo che abbiamo un po' il problema con molte persone che possono lavorare su questi temi e già lo fanno, manca un po' di organizzazione interna, cioè in certi momenti tanti fanno tanto e a volte il presupposto è che vabbè, ci ho già pensato proprio un altro, invece bisogna un attimo essere più ordinati nella scansione di quello che proponiamo e nelle varie attività. Pensiamo anche che all'interno del consiglio di classe c'è una persona che dovrebbe proprio per ruolo occuparsi del computer di classe, proprio delle cose di base, che sono i docenti di tecnologia che già hanno più o meno questo incarico e di solito lavorano anche con alcuni studenti, quindi è facile che uno entra in classe, non sa bene come far funzionare una cosa, ci sono già gli studenti che hanno acquisito una capacità di spiegare, hanno acquisito delle tecniche interne, quindi non credo che esistano dei classi dentro la nostra scuola in cui la tecnologia non c'è, non viene utilizzata, non ha nessuno. No, dicevo questo, dicevo rispetto all'istituzionalizzazione di una figura che si occupi per di ritorna al discorso di Sara, non sta passando a dire ma non possiamo fare un corso dove i bambini imparano a fare quella cosa lì, non so, a scrivere il Word che magari non sono capaci. Mi chiedevo se era una necessità. Sì, scusa, poi qualcuno ha detto ma no, è importante perché imparano quando, però mi sembra che siamo tornati indietro, sembra che non sia vero che imparano quando, perché alcune cose se le perdono. E allora forse il fatto che ci sia una persona, insegnante sicuramente non di educazione fisica, per quanto abbia stima dei miei colleghi digitali, no, chi è digitale? Mi scappa da ridere, io sono qua, non so perché sono qua, è stato detto che è obbligatorio, sono qua perché sono catto marxista. Sono qua. Però credo che ci siano delle persone con delle competenze molto alte qua dentro che giustamente possano mettere a disposizione di tutti i consigli di classe. Abbiamo tutti quei sempre smarcare delle cose che invece la tua collega Linia ha rotto le scatole un sacco di giorni perché voleva delle fotografie che erano dentro il mio cellulare che io le dovevo dare, cioè non è vero che poi alla fine gliel'ho date dentro la pennetta, in realtà Valentina aveva detto di mettergliele dentro il Google condiviso che abbiamo, cioè in realtà
qualsiasi disciplina da noi mi sento di dire che in parte è poi alla fine toccata in qualche modo, perché facciamo tutta una serie di cose, dal lavorare sulle fotografie, ai video, alle cose che fanno parte della tecnologia, quindi in parte non ci siete, ma cioè, ci siete anche in larga parte. No, io confondo sempre i due discorsi. Da una parte l'uso delle tecnologie, che vuol dire, tornando indietro, l'uso della macchina fotografica per fare la foto al bambino, al fatto lo spettacolo speciale. Sì, però io l'ho usato come mezzo. Poteva essere un mazzo di fiori, è stato una chat, capito? Io non sono esperta di quelle cose, ma rivendico questa mia non espertaggine, no? Sono esperta di un'altra cosa, e rivendico anche il fatto di fidarmi della professionalità dei miei colleghi, non so che ci sono. Poi l'iPad lo uso, le riprese le faccio, la musica l'ascolto, la uso direttamente scaricata, ma queste sono competenze mie. Io non sono in grado di insegnare a me, né penso che faccia parte delle mie competenze insegnare agli alunni l'uso di tutte quelle cose là. C'era due cose, a parte che qui devo farvi vedere l'uso di G Suite, adesso poi si chiama un attimo come. C'è però un elemento che coinvolge veramente tutti quanti e sono tutte le dinamiche relazionali che sono un effetto collaterale dell'uso delle tecnologie da parte dei nostri alunni, e qui siamo veramente coinvolti tutti quanti. Non usiamo WhatsApp in classe e noi non usiamo WhatsApp con i nostri alunni, benissimo, però quotidianamente arriva qualche genitore o qualche studente con dei problemi che sono generati dall'uso, maluso, disuso, non lo so, cattivo uso di questi strumenti. La scuola è chiamata in qualche modo anche a rispondere a tutto questo, che ha a che fare con il buon comportamento, l'educazione, la capacità di leggere e interpretare un messaggio scritto, il capire che se ti dico stronzo via chat ti sto dicendo stronzo in ogni caso, e quindi dobbiamo fare i conti anche con questo. Un po' di attività ci sono state negli anni a scuola, e la sensazione di quelle che hanno più senso e fortuna sono quelle che poi coinvolgono aspetti che partono dal cellulare, dal computer, eccetera, ma poi vanno su chi sono io, che cosa faccio, come comunico con gli altri, che posizione ho nel mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E lì ci siete, e ci siete in pieno, sì. È un elemento delle tecnologie, che non è collaterale alle tecnologie, ci siamo in pieno, questi ragazzi sono qui dentro e compiono delle azioni. Di tutto quello c'è un effetto. Chiedo come mai non siete riusciti a realizzare l'apertura in orari diversi con la scuola per... Ci siamo riusciti, 2 anni fa avevamo tenuto aperto la biblioteca in certi orari oltre l'orario scolastico, ma non veniva utilizzata dai ragazzi, non ci si fermavano. Questa è la realtà, non so bene per quale motivo. Allora, la risposta giustamente la termina. Anche per gli adulti mi sembrava che fosse l'ordine, no? Non poteva il problema dei bambini. Sì, già non poteva il problema. Ah, sì, era una casa la biblioteca. Però Claudio, scusami, ad esempio, facciamo proprio degli esempi. Noi stiamo facendo alfabetizzazione di base molto spesso alle famiglie. Quando arriva il genitore che non sa usare il registro elettronico, a volte passi la fotocopia con la password, ma quante volte i genitori vengono per strada in laboratorio e gli dici bene, le insegno un attimo io, le faccio un attimo vedere, quanti noi abbiamo la password di molti genitori che abbiamo impostato la casella elettronica nel cellulare in modo che leggono le circolari. Questo qui è un servizio che la scuola sta fornendo in maniera del tutto silenziosa e dando per scontato che se c'è un genitore in difficoltà lo stiamo aiutando. È nostro compito, non lo scriviamo neanche che stiamo facendo questo servizio, ma credo che siamo in molti a cercare di aiutare la mamma volenterosa che non può vedere le comunicazioni della scuola. Lo devi dire ad Anna. No, Dana, credo che faccia riferimento a quelli che si stanno iscrivendo alla Dominale. Quando arriveranno qui il prossimo anno, li aiuteremo. Questo è una realtà, però,
ma ne tengono conto? Io direi di sì. Mi sembra che ne tengano conto. Io credo che sia anche un passaggio, potrebbe facere anche più PC perché c'erano meno smartphone. Sì, le persone sanno meno bisogno del PC. Esatto, la gente non si compra più PC a casa, perché sul telefono. Bene, io avrei dovuto raccontarvi quali strumenti noi forniamo ai nostri studenti, perché noi di fatto gli studenti diamo una casella di posta elettronica fin dalla prima media ed è una casella con delle caratteristiche, banalmente è legale per alunni che hanno meno di 13 anni, quindi siamo nella piena legalità. Vi avrei voluto fare vedere quali sono le caratteristiche di questa casella di posta elettronica che è analoga a Gmail, quindi ha le stesse caratteristiche di un Gmail. Non riusciamo a vederlo oggi, vi scriverò qualche riga e poi casomai ci riaggiorniamo in altro momento in attività fatta su misura per chi è effettivamente interessato e non si sente obbligato. Allora, G Suite è il pacchetto che Google fornisce alle scuole e ha una piccolissima differenza rispetto a una casella Gmail. Una casella Gmail ha un contenuto limitato, di solito credo sia 16 GB. Quando arrivi a 16 GB Google ti dice vuoi comprare oppure inizia a eliminare le fotografie dei tuoi bambini, dei tuoi gatti, eccetera, eccetera. G Suite, che fino a qualche mese fa si chiamava Google Apps for Education, ha una capienza illimitata per noi docenti e per i nostri studenti. Quindi banalmente noi possiamo archiviare le fotografie degli spettacoli, i video degli spettacoli direttamente in uno spazio online dentro il nostro spazio su Gmail, su gmail.vicchischool.it ed è uno spazio illimitato. Possiamo condividere i singoli file che noi abbiamo con i colleghi e con gli studenti. Faccio subito l'esempio, alcune parti del film analizzato durante il Cineforum sono state direttamente condivise con gli studenti che dopo averlo visto insieme per analizzato eccetera eccetera sono potuti rivedere in tutta tranquillità a casa. Ok? Perché diventa importante tutto questo? Perché è uno strumento di lavoro tra noi e i nostri ragazzi. No, volevo sapere, no, nel senso, come dire, chi ha, giusto, cioè la scuola, la classe, il singolo docente? L'ho creato l'ITD CNR per le 3D School, infatti il nostro account è paola.villani@domilani.vicchischool.it. Noi attualmente sono io a gestire gli accessi a chi fornisco la casella di posta elettronica ed eventualmente in caso di problemi seri su cosa può fare i nostri alunni a togliere la casella di posta elettronica o sospenderla momentaneamente ai nostri alunni. Ok? Quindi è un po' più controllato, una situazione in cui siamo noi a definire anche le app, gli applicativi che sono collegati alla casella. Allora possono usare se non la dissimo ad ogni ragazzo. Noi la siamo ad ogni ragazzo da 3 anni a 4 anni. Ma la possono usare, se non l'ho presa. Beh, diciamo, l'abbiamo detto dopo. Sì, dopo la dipende da come la impostiamo. In questo momento impostate in una maniera libera, per cui i ragazzi possono usare la loro casella di posta elettronica per scrivere a tutto. E dopo la terza media? Dopo la terza media io per ora sto, guardo, non ho ancora chiuso le vecchie caselle di posta elettronica, non sono ancora in uso. Alcuni lo stanno ancora utilizzando, quindi io ovviamente non posso entrare nella loro casella di posta elettronica, non posso vedere quello che si scrivono, cioè insomma ci mancherebbe altro. Posso vedere però l'ultimo accesso quando è stato effettuato e la quantità di dati che vengono scambiati, quindi quelli che hanno neanche un giga da 3 anni a questa parte e scrivono delle email, glielo sto lasciando attivo, poi magari se decidiamo che basta gli scrivo un'email per comunicargli che hanno un anno di tempo per